vissuto questo momento con tanto entusiasmo. Abbiamo lavorato per settimane per cercare di organizzare una grande manifestazione. Oggi guardavo Giovane Italia per la prima volta in Sicilia unita, per la prima volta in Sicilia che faceva una manifestazione convinta, non con lo spirito di avere qualcosa in cambio, ma solo con la volontà di cercare di migliorare la nostra Sicilia. Oggi il corteo non finiva più, non si vedeva la fine. Siamo stati tantissimi e siamo tantissimi, c'è una piazza piena. Se vedeste da qua, dal palco, questa piazza vi emozionereste anche voi. Oggi siamo riusciti in quello che era un obiettivo che ci proponevamo. Oggi diciamo no a un governo. Diciamo no a un governo che è stato eletto, pensate, con 1800 preferenze. Di queste 1800 preferenze a tutt'oggi 1500 sono all'opposizione. Noi non vogliamo il governo lombardo, noi lo abbiamo eletto nell'istante in cui ci siamo accorti che il governo lombardo non faceva altro che occupare poltrone. Vedete, ha cominciato con commissariare tutto, ha commissariato i dirigenti regionali, ha commissariato tutte le strutture che sono vicine allo Stato, cerca di commissariare anche i comuni. Lombardo ha un modo di fare politica che è destabilizzante per la Sicilia, per i partiti e per i cittadini onesti. Lombardo fa tutto quello che, diciamo, è un atteggiamento poco corretto, non è un buon amministratore. Ha commissariato anche quelli che erano gli strumenti che stavano funzionando. Avevamo un dirigente alla regione che riusciva a programmare. Ebbene, per la smania di potere, per la smania di occupazione delle cariche, è riuscita a cambiare questo dirigente nazionale, regionale, e oggi la Sicilia non ha un bando, non ha nulla, non c'è una previsione futura. Siamo allo sbando. Tutto ciò che fa lo fa solamente per acquisire potere. Ebbene, la Sicilia è una regione a statuto speciale, non è un partito. Non è un partito fatto di compravendita, non si può comprare, noi siamo giovani, di Giovane Italia, e non abbiamo un prezzo. Per noi è importante, noi non ci puoi comprare con nessun governo, non ci puoi comprare con nessuna carica. Ebbene, oggi ci sono tanti giornali che stanno cercando finalmente di dire la verità. Noi, come dice il presidente Berlusconi, siamo i missionari di libertà, vogliamo una Sicilia libera, vogliamo una Sicilia lontana sicuramente dalla mafia, vogliamo una Sicilia lontana dal Lombardo, e se il Lombardo vuole tornare a fare il presidente della regione, che si candidi col centrosinistra. Se loro hanno il coraggio di candidarlo, visto lo scempio che ha fatto in Sicilia, e ben venga la sua candidatura. Noi saremo all'opposizione, metteremo un candidato nostro e vinceremo le nostre elezioni. Viva Giovane Italia, viva il PDL!